benvenuti al quarto incontro di questa serie di conferenze. Oggi abbiamo lo studio DBS, lo studio che si occupa dell'architettura in tutti quanti le sue sfaccettature, quindi dall'installazione all'urbanistica, al progetto di architettura e fino anche al design di interno. Oggi abbiamo qui i due soci fondatori, che sono Massimo Scappezzini e Claudio Battisti. E oggi ci parleranno in particolare del progetto di architettura quindi scala architettonica degli ultimi 10 anni, delle ultime realizzazioni. Quindi accogliamo con un grande applauso. Lavori degli ultimi 10 anni, ma che sostanzialmente sono perlomeno i lavori più grossi che abbiamo fatto quasi da quando è nato lo studio, che è nato ormai 15 anni fa, nel 2001, e come è stato detto molto bene da Enrico nella premessa, noi ci occupiamo di progettazione architettonica dalla scala più ravvicinata, cioè dall'interior design fino alla scala dell'edificio, con una parte abbastanza importante dello studio che riguarda l'exhibition design, che oggi non vi mostreremo e che forse qualcuno di voi o forse più di qualcuno di voi avete già avuto modo di vedere in un'altra occasione lo scorso anno, direi, sì, qualche mese fa, per ospiti della professoressa Lataina avevano fatto una comunicazione mostrando alcuni progetti di allestimenti fatti nel corso degli ultimi anni. Questa nostra impostazione dello studio, dove lavoriamo dall'interior design fino, diciamo, alla scala dell'edificio, non ci siamo mai occupati di scala, diciamo, più di paesaggio, di pianificazione territoriale, come veniva chiamata fino a quando noi ci siamo laureati, quindi più o meno fino a una ventina d'anni fa, un po' per, come dire, un po' per scelta, nel senso che abbiamo sempre così detto l'attenzione alla scala dell'edificio, un po' perché il mercato stesso ci ha orientato verso questa tipologia di lavoro. Oggi vi proponiamo 6 lavori, se non ricordo male, e li abbiamo scelti un po' per l'importanza che hanno assunto nella nostra attività. Non sono ovviamente tutti i lavori che abbiamo fatto, fortunatamente ne abbiamo fatti anche altri, ma ci sembravano rappresentativi anche da un punto di vista delle destinazioni d'uso, dell'approccio avuto, della scala e di quant'altro, insomma, prevale il nostro lavoro. Sono 5 lavori realizzati e un concorso del quale siamo anche abbastanza orgogliosi, ma ahimè si è chiuso vincendolo, ma poi non si è mai realizzato, come purtroppo spesso accade con il concorso. Senza dilungarci tanto in altre chiacchiere, cominciamo a vedervi. Questo è un lavoro cominciato praticamente subito quando abbiamo messo in piedi lo studio. Noi ci siamo occupati di una consulenza alla progettazione architettonica per poi gestire direttamente la direzione lavori e la sicurezza di cantiere, però in un qualche modo abbiamo lavorato all'intero processo e anche il progetto ci aveva visto protagonisti all'interno del team di progetto. Il lavoro era quello di realizzare un teatro in un luogo abbastanza particolare, cioè all'imbocco della Valle dei Laghi, a Vezzano. Per chi è del Trentino è molto chiara la zona, cioè la valle che va fino all'Alto Garda. Dovevamo lavorare su questo a partire da questo manufatto preesistente, che era un edificio che era stato costruito in precedenza con un'idea di essere la testa di una terza struttura,
Poi l'amministrazione, che era un insieme di comuni, aveva cambiato idea e voleva realizzare un teatro da più di 400 posti. Quindi a noi è stato dato questo edificio con questa idea di mantenerlo, cioè di inglobarlo all'interno del progetto, edificio che chiaramente non aveva nulla a che fare con la destinazione successiva. L'input era quello: tenetelo, portatelo dentro dell'edificio, rimaneggiatelo, fatene quello che volete, ma tenetelo e realizzateci un edificio da 400 posti a sedere. L'edificio che avete visto era grosso modo qui, messo di taglio, lo rivedrete poi nelle piante. Questa è la planimetria insieme dell'intervento, solo per mettere in evidenza qual è la scala dell'edificio, che è questo. Il sotto di intervento era sostanzialmente tutto quello che vedete disegnato, cioè noi avevamo a disposizione questo terreno, ma dovevamo partire dall'edificio che c'era, che è questo. Vedete questo edificio storto, che nulla ha a che fare con tutto il resto, perché in effetti era una preesistenza che a nostro avviso non aveva chissà che valore all'edificio. Lo dovevamo solo tenere perché non lo potevamo andare a non prendere in considerazione. L'edificio è questo, sostanzialmente è un grande, un doppio grande rettangolo, un rettangolo più grande che questo composto dalla sala e dalla fuoriscenica, e un corpo a spina che è quello dei servizi. Nella parte a piano terra questa grande sala, i bagni, il bar, e nella parte sotto, se vuoi avanti, nella parte sotto tutta la spina dei servizi. Avanti. Questa è la sala, avanti con la grande sezione. Ecco, la sala, l'ingresso dell'edificio avviene da questo punto. Vedete, l'edificio è scavato, cioè è digradante, e si fonda su queste due quote che corrispondono all'esterno a questa, che è la quota, diciamo, di una parte del lotto, e quella seconda, che era il salto di quota superiore del terrapieno, con il terreno che in precedenza era digradato. Il nostro lavoro è stato quello di scavare tutto questo grande invaso. Tra l'altro, uno scavo che è venuto quasi completamente in roccia, la cui roccia poi frantumata in sassi l'abbiamo usata in una parte dell'edificio. Queste sono le foto di cantiere. Per ogni lavoro abbiamo messo qualche foto di cantiere per darvi un po' l'idea di cos'era il divenire dell'edificio, anche con tecnologie che adesso magari sembrano un po' vecchie, ma che vi assicuriamo 15 anni fa si usavano in un modo molto più. Questo è l'edificio finito, e sostanzialmente, magari se torno indietro di una, ecco, l'edificio si componeva di una parte in calcestruzzo, che lì vedete costruita nello zoccolo, su cui sono stati montati tutta una serie di grandi boomerang, che hanno una lunghezza di circa 17 metri, che modulano la sala, un passo costante di 4,80 m. Questo è la spina dei servizi, che se vi ricordate nell'immagine era superiore, il terreno con il piano più alto e più basso che vedrete dopo, e l'edificio che viene a corda. Questa è la parte dove c'è il terrapieno più alto, con questo lungo corpo edificato che è rivestito in legno, la torre scenica e dietro il corpo del teatro, che qui lo vedete dall'altra parte, se avete in mente la sezione come si vedeva in precedenza, i boomerang col passo molto costante che accennavamo in precedenza. Ecco, i sassi che sono serviti, li abbiamo ricavati dal luogo, avevamo un budget molto ridotto, quindi dovevamo riuscire ad inventarci anche delle cose. Dire, in questo caso è chiaramente una citazione di un progetto di Astro che abbiamo là, e che in quegli anni stava molto di gran moda. E niente, vedete, questa zoccolatura segna la quota della parte più alta del lotto, corrispondente al prato che vedevate prima, cioè questa, segna sostanzialmente questo grande terrapieno artificiale. Quindi di fatto abbiamo un po' ricreato la situazione che c'era più o meno in precedenza. La parte sopra è tutta in legno, ed è questo un tema che troveremo in più lavori, no? Questa idea di fare una zoccolatura con un materiale
pesante, per così dire, che mi crea l'attacco a terra, su cui vado a montare qualche cosa di più leggero. Vedete anche qui questi gabbioni in acciaio zincato, riempiti, poi erano stati mantenuti in cantieri di sassi, create queste casseforme, queste gabbie in rete zincate, poi riempite dai muratori con le uscite di sicurezza della sala. E questo è all'interno della sala, dove vedete la scansione dei grandi boomerang e questo grigliato che in qualche modo li unisce, che riprende l'idea del grigliato che c'è anche all'esterno e che determina questo interno con questa fortissima dimensione e questo calore. Andiamo via un po' veloci sui lavori, poi magari se avete voglia ci torniamo sopra con le domande, con le cose, ma ci piaceva darvi questa idea un po' complessiva di quello che facciamo. Ciao anche da parte mia. Qui siamo a Fai della Paganella, il centro di protezione civile, cioè la caserma dei Vigili del Fuoco principalmente, con aggiunte altri servizi. Anche in questo caso è un progetto che parte da un terreno diversamente da prima completamente sgombro. La località è proprio all'inizio del paese, appena raggiunto l'altipiano, siamo a circa 1000 metri di altitudine, e la scelta è stata quella dell'amministrazione naturalmente di collocare questo centro in una posizione molto strategica per l'altipiano, perché qui arriva la strada provinciale che raggiunge l'altipiano e da qui quindi potevano partire molto facilmente i mezzi di soccorso, anche perché questo centro di protezione civile unisce più funzioni, che oltre a quella di vigile del fuoco è anche quella di avere una piazzola dell'elite soccorso che in questa località, visto la presenza dell'altipiano delle piste da sci, è molto utilizzata nel periodo invernale. Questo è il luogo, l'edificio verrà poi realizzato proprio dove c'è quella fascia di neve che si vede lì davanti. Attorno abbiamo solamente una zona artigianale con qui, mi permetto di dire, non proprio belli capannoni a capanna, e lì siamo andati a realizzare l'edificio che adesso inizieremo a vedere qui. La scelta di distribuzione sul lotto degli edifici è stata quella di mettere l'edificio a nord e aprire due grandi piazzali, cioè questo è un piazzale qui, che è il piazzale di manovra di Vigili del Fuoco, e un piazzale superiore che è a servizio della terra dell'elicottero. L'edificio torna indietro perché è costituito sostanzialmente da tre volumi, che poi vedremo innalzato, che sono questo volume qua che ha il tetto con una conformazione, questa ala qua che ha il tetto con una conformazione opposta, e un grande volume che noi non vediamo, che sta qui sotto, che è il magazzino comunale. Quindi abbiamo la caserma di Gelfotto, la sede del soccorso alpino e il magazzino comunale. Sono tre funzioni, quattro dopo la piazzola dell'elicottero. Qui possiamo vedere il piano terra. Come diceva prima Massimo, si ripete un po' lo schema che abbiamo visto nel teatro di Bezzano, dove sotto c'è questo grande zoccolo in cemento armato, in parte interrato, perché come il progetto di Bezzano, la volontà era quella di tenere i volumi più bassi possibili, meno impattanti possibili anche dal punto di vista proprio paesaggistico. Quindi questo grande volume è per nulla percepibile dall'esterno, perché è totalmente interrato con l'accesso da nord attraverso una stradina indipendente e a servizio del comune. Invece quella che vediamo lì è la caserma di Vigili del Fuoco, quindi col deposito dei mezzi, gli spogliatoi e tutta una serie di servizi che permettono di mettere in comunicazione il piazzale superiore con quello inferiore. E quel quadratino piccolino che vediamo lì sotto è la torre di manovra e di asciugatura delle manichette. Salendo al piano di sopra, invece, come vedete, l'edificio si riduce, cioè la parte emergente è solo quella parte lì,
e abbiamo tutti i servizi dei vigili del fuoco, anche per gli incontri serali, il locale delle emergenze, un locale per gli sfollati in caso di calamità, piccolo locale con delle arti a castello, e la possibilità di mettere in piedi velocemente una piccola mensa, insomma, in caso di sfollati, con il servizio dei bagni. E invece questa parte più a destra, in alto, è la piccola sede del soccorso alpino. E qui, come dicevo prima, la torretta con l'asciugatura delle macchinette, che adesso vediamo. Come si diceva, lo zoccolo è in cemento armato, invece la parte emergente, con queste due ali che si incrociano, è completamente in legno. Qui si inizia a vedere il cantiere e si legge un po' lo schema che prima citava Massimo anche nell'altro progetto, cioè tutta la parte di cemento armato fino ad arrivare a un piano pulito che vediamo lì, da dove poi sale l'edificio in legno. Rispetto al progetto di prima, qua siamo qualche anno più avanti, quindi la tecnologia è evoluta, è il primo progetto che abbiamo iniziato a utilizzare i pannelli Mixlam, che poi vedremo, ne abbiamo fatto largo uso nei progetti successivi, fino ad arrivare a costruire un edificio completamente in Mixlam. Quindi qui siamo un po' agli albori, siamo intorno al 2010, il progetto del 2009, e quindi la parte sopra è una parte di volume anche molto prestante dal punto di vista energetico. L'edificio ha vinto anche il premio dell'Agenzia per l'Energia come edificio innovativo, perché abbiamo proprio un livello prestazionale dal punto di vista energetico molto forte, dovuto all'esposizione dell'edificio, nel senso la parte meglio esposta è completamente a sud, la parte nord è molto più chiusa. Adesso vi fanno vedere l'edificio come realizzato. Quindi questo è il grande piazzale di manovra con la torre. Quella che vedete nel volume bianco è il centralino, la sala emergenze, la rimessa e sopra i servizi che abbiamo visto prima. Questo è il lato nord, come dicevo è stato posto più vicino al confine del lotto possibile per liberare gli spazi davanti, e anche dal punto di vista delle furature è molto più contenuto, ci sono solo i depositi sotto. Questa è proprio il livello che emerge dal terreno nella parte ovest, che affaccia direttamente sulla piazzola dell'elisoccorso e è la sede del soccorso alpino, quindi viene proprio identificata la funzione anche rispetto alla forma volumetrica. Questi sono alcuni dettagli, come si può vedere la parte emergente è tutta in legno, quei pannelli che vedete là, una parete ventilata, dove dietro abbiamo, se non erro, 16 cm di isolante in fibra di legno e sopra dei pannelli in fibro cemento colorati in pasta, e poi c'è ampio uso di legno di abete per la struttura e di larice per quei grigliati che si vedono bene. C'è una domanda? Sì, se volete interloquire fa piacere. Io avevo una domanda sul progetto di prima, volevo chiederle in che modo il progetto preesistente ha influito oppure emerge a progetto come. Allora, l'edificio preesistente nasceva da tutt'altra logica, cioè nasceva dalla logica di dire creare una testa a cui agganciare un pezzo. Ed era un edificio che non aveva chissà che potenza. Quindi, e di una volumetria infinitamente inferiore all'edificio che c'era in precedenza, che dovevamo costruire. Quindi quello che c'era in precedenza è infinitamente. Quindi alla fine il precedente ci ha servito, cioè il fatto di doverlo tenere ha costituito una sorta di punto fermo. È chiaro che l'edificio in qualche modo doveva inglobarlo, però era talmente diverso rispetto a quello che poi sarebbe dovuto essere l'edificio, e onestamente non così importante,
esistenza, che ci è servito, diciamo, per misurare la larghezza del, del nuovo edificio. Cioè è stata una sorta di, come dire, di elemento di scala, cioè il fatto di doverlo tenere dentro ci ha determinato un punto fermo nell'otto e dei limiti, però in realtà non ha avuto un'importanza dell'ordine architettonico. E altrettanto nelle porte, perché il fatto di doverlo tenere e che questo ci dava già la misura dei salti di porto tra i due terrapieni ha costituito anche innalzato un elemento di aggancio, cioè siamo agganciati in piante, siamo agganciati in piante. Io avrei una domanda sempre sul primo progetto. Sì. La parte acustica com'è stata considerata? Perché di solito mi sento sul soffitto del teatro vengono messi dei pannelli per in qualche modo gestire le onde acustiche così, però io ho visto invece una conformazione del tetto che magari è un po' più inusuale e non ho visto tutti i pannelli. È stata gestita da parte? Allora, l'acustica è un tema difficilissimo in qualunque progetto e, come dire, con risvolti diversi, perché se lo si affronta in una sala conferenze ha un tipo di problematica, se lo si va ad affrontare in altre situazioni ha altre problematiche. Banalmente in una residenza l'acustica ha una grande importanza, ma nei termini del rapporto acustico tra ma tanto è complicato, tanto è impalpabile dal punto di vista della gestione, tanto è anche difficile trovare dei consulenti acustici, cioè non è un tema su cui si riesce a trovare, o esistono i grandi studi che lavorano per i grandi architetti o è difficile trovare dei consulenti nella pratica. Oltretutto in quel momento la disponibilità di software è infinitamente inferiore rispetto a quella che c'è adesso, cioè la possibilità di avere un riscontro di software non c'era. Quindi, come dire, siamo andati un po' a spalle, vorrei dirlo così, nel senso che siamo andati un po' col buon senso ragionando su quale poteva essere la situazione che ci poteva dare il riscontro. Un elemento di enorme difficoltà, ad esempio, era quello di avere la sala totalmente sbilanciata. Cioè non soltanto il soffitto, ma il fatto che la sala era, è come questa sala, no? Cioè noi lavoravamo in questa direzione, la sala era totalmente sbilanciata e ad esempio avevamo la sala laterale, quella lunga sala che vedevate in piatta, quella che stava sopra, che era una sorta di ballatoio, che era altrettanto un elemento di sbilanciamento. Però questi due sbilanciamenti in qualche modo si potevano contrapporre, cioè la morfologia della sala e la sala laterale si contrapponevano. Quindi abbiamo lavorato moltissimo con delle superfici assorbenti, per cui ad esempio il lato di destra, nella foto che voi avete visto, ci sono delle tende che scendono. Quindi in realtà poi modulare il riverbero, diciamo, della sala anche attraverso questi elementi. Limitatamente al controsoffitto, quel soffitto lì di fatto rompe l'onda sonora, cioè il fatto che tu vedi quella sorta di graticcio, l'onda sonora viene rotta e poi dispersa nella parte sopra, perché tra il livello del controsoffitto e la parte più alta c'è più o meno un metro. Lavorando con queste grandi superfici assorbenti, cioè le tende, il soffitto che rompe l'onda, le poltrone, siamo riusciti anche da un punto di vista spannometrico ad ottenere un risultato che comunque da un punto di vista acustico è stato molto soddisfacente. Però è difficile darti una risposta scientifica, perché è difficile acusticamente affrontare il problema da un punto di vista scientifico. Non so se sono riuscito va anche precisato che lì non avevamo una chiarezza anche sulla funzione, nel senso che noi lo chiamiamo teatro. Però in verità, teatro in realtà, sì, adesso lo chiamo teatro, però era una sala cosiddetta polifunzionale, si chiamava polifunzionale di Calder, sì. Una cosa di questo tipo. Quindi tra la superficie assorbente e la superficie riflettente, come se fosse un teatro, una sala da musica, una sala conferenze,
la soluzione è stata quella di essere il più neutri possibile, ossia avere un insieme di superficie che assorba in un qualche modo e naturalmente l'esposizione amplificata con un sistema di amplificazione. Ecco. Quindi questa è una soluzione neutra che ti salvaguarda di solito da sorprese più difficili. Insomma, la sala musica che presuppone una riflettenza, ecco, quello è un tema molto molto più complesso da gestire. Andiamo avanti, o ci sono? Allora, questo è l'unico concorso, l'unico progetto non realizzato che vi mostriamo. Il concorso del 2008 doveva essere la sede di una banca, ma in realtà poi il divenire degli eventi altri, cioè la crisi, hanno fatto sì che poi questo progetto è rimasto solo sulla carta. Era un concorso di inviti, avevano invitato 7-8 studi. E i concorsi ad inviti sono molto belli perché in qualche modo, come dire, cioè, hai l'impressione di giocare una partita non sui numeri infiniti, ma sulle magari anche contro altri studi che si conoscono, e quindi ti misuri rispetto a colleghi, gente con cui condividi magari le conferenze, le cose, quindi sono belle esperienze da vivere. In questo caso la banca ci aveva invitato perché voleva rifare completamente, cioè l'input del concorso era: demoliamo questo, che è l'edificio che fino a qualche mese fa era la sede della banca, perché adesso la banca si è fusa con un'altra cassa rurale. Edificio costruito negli anni 60 esattamente come se fosse una sorta di astronave piantata sul lotto. Infatti uno dei grandi temi risolti è che l'edificio non ha generato, per quanto sia un paese, cioè un paese a metà strada tra Trento e Rovereto, però l'edificio è davvero un corpo totalmente estraneo al tessuto e totalmente che non determina nessun tipo di relazione con il corpo. Questo, lo vedete, cioè, per quanto l'edilizia e l'architettura che c'è intorno non sia aulica, però l'edificio è totalmente strano, con un cubo piantato lì, avanti. E qui, la vista, avevamo ripreso dal campanile, questo, vedete come in realtà, salvo questo brano dove hanno tentato col verde di ricucire un po', è un edificio piantato in un posto dove non c'è. Questo concorso lo abbiamo vinto, con questo progetto, che in realtà nasce dall'idea di trovare un rapporto con l'abitato, ma attraverso l'architettura contemporanea, cioè con linee, volevamo che fosse un edificio contemporaneo, cioè un'imposizione che ci eravamo dati, cioè con l'architettura contemporanea dobbiamo sostanziare un edificio che trova delle cuciture giuste con intorno. Quindi abbiamo immaginato questo edificio con una morfologia ad L, dove questa parte è una piazza che è in diretta connessione con l'intorno. Anche in questo caso, come in precedenza, l'edificio viene spinto il più possibile a nord, in maniera da avere solo l'ingresso carrabile con l'interrato, ed è suddivisa in una L, ma immaginata come due grandi parallelepipedi che sono accostati, ma che in realtà sono differenti nelle funzioni, come vedremo, e nella morfologia. L'unico elemento che li unisce è una sorta di ponte in quota che li mette in connessione. L'edificio è quasi sospeso, come se fosse sospeso, la parte in basso è totalmente vetrata ed è la parte che ospita l'attività bancaria più, come dire, di contatto con la clientela. In questo caso questa zoccolatura fortemente trasparente, volevamo che fosse idea di trasparenza, di condivisione, di rapporto tra la banca e la sua comunità. Ma anche un tema, come dire, di principio: la banca deve essere trasparente per definizione. Qui dovete vedere il piano interrato con l'accesso da sopra, le funzioni
più tipicamente della attività bancaria diretta, e quest'altro edificio che invece è destinato ad una sala polivalente che è collocata nell'interrato. Il primo piano viene invece destinato alle attività più legate all'attività della banca, e quindi non del rapporto con la clientela, perché questa è la sede di una serie di altre filiali, e quindi c'è un'attività, diciamo, complessiva, dove la parte più operativa è ospitata nel corpo più a nord, mentre tutta la parte direzionale e la sala del consiglio è collocata nel corpo più giù, più verso su. L'edificio, vedete, è questo, con questa zoccolatura in vetro che vi accennavo in precedenza, questa armatura molto, molto fitta ai piani, e la parte nord che è molto massiva, quasi a determinare una sorta di limite. Queste sono proprio le tavole di concorso, la prossima. Qui vedete i prospetti, e questo che è l'affaccio, cioè nella parte più a sud dove c'è la sala del consiglio di amministrazione, ci siamo proiettati verso quelle che sono le funzioni più rappresentative, pur nell'ambito di un piccolo borgo, insomma, quindi il comune, la chiesa, quindi l'idea di proiettare come fosse la plancia della nave, no? La sala del consiglio è quella che dà più l'idea e mette in scena la presentatività. Che in questo caso noi cerchiamo sempre nei nostri lavori, anche nei concorsi, di dare degli squarci anche di idea, di progettazione, anche magari spinta al dettaglio, pur sapendo che siamo in un ambito di concorso, però cerchiamo sempre di dare un'idea di completezza, proprio perché nel nostro lavoro cerchiamo sempre di, anche nel concorso, di governare la dimensione del dettaglio. Il concorso si è chiuso nel 2008, e si è chiusa la nostra esperienza con questo edificio, perché è rimasto sulla carta. Abbiamo l'orgoglio di averlo vinto, ma insomma. La Resilienza Rauti Mezzo Corona. Allora, la premessa è che è un complesso immobiliare. Noi in questi anni non abbiamo fatto molta edilizia cosiddetta immobiliare, seppure sono stati gli anni della grande espansione, cioè anche in Trentino, insomma, di moltissime costruzioni che avevano più un valore edilizio che architettonico. E in questo caso avevamo avuto questo incarico e l'abbiamo interpretato nel nostro modo di lavorare, cioè cercando di dare il più possibile una valenza architettonica, anche se, come scoprirete, all'immobiliarista di turno non sempre interessa, insomma, soprattutto in quegli anni. Adesso si parla molto più di qualità, anche di benessere dell'abitare. Già un pochi anni fa riuscivano a vendere queste residenze in modo molto più facile, anche senza occuparsi di aspetti che dovrebbero essere alla base di un'abitazione, per soddisfare anche chi ci va ad abitare, che fa questo investimento, che, come sappiamo, è sempre un investimento molto importante. Siamo a Mezzo Corona, in Piana Rotaliana, per chi non sa dov'è, a nord di Trento, dove si apre la valle, c'è la confluenza della Val di Non rispetto alla Valle dell'Adige. È una zona dove, come vedete qui, la vigna la fa da padrone. Vedete? Infatti era quasi un dispiacere andare a fare un intervento in questo lotto, che è un lotto, era un lotto coltivato a vigna, dove c'è appunto il Teroldego, è il vino dominante della zona e molto apprezzato. Il lotto che era comunque destinato a residenziare qui, dove sta indicando con la manina a fianco a questa piscina, e il piano regolatore prevedeva, a differenza degli edifici attorno, la possibilità di costruire un certo numero di metri cubi che consentiva la realizzazione di numerosi un bel po' di appartamenti. Si parla di 6.000 metri cubi fuori terra. Gli edifici sono due, sono stati costruiti uno in seguito all'altro, man mano che
l'immobiliare vendeva questi appartamenti. E questo edificio dimostra un po' l'evoluzione poi dei progetti che si trasformano mano a mano, non solo che si progetta ma anche che si realizza, nel senso che questo edificio a nord che è stato costruito in seguito, come vedete è tripartito, sono tre appartamenti per piano. Questo a sud in verità aveva un'origine completamente diversa al suo interno, nel senso che questo lato sud era diviso tre, poi le vendite richiedevano, siccome il posto era molto bello, era ben esposto, era molto apprezzato dalla clientela che si rivolgeva a questa immobiliare, aveva però la richiesta anche, e anche la possibilità economica di acquistare appartamenti più grandi, diciamo. E quindi questo piano da due appartamenti sono diventati tre proprio in fase, non dico realizzativa, ma poco prima. L'approccio che noi abbiamo avuto rispetto al progetto è stato quello di dare un valore architettonico ma anche energetico, nel senso che l'edificio ha questa forma e ha questa disposizione sul lotto proprio per valorizzare il più possibile l'esposizione solare e la compattezza degli edifici e la vista sulla valle. Quindi abbiamo, oltre a una complessità di fondo che adesso vi spiego, nel senso che questo piccolo edificio qui non è un appartamento come tutti gli altri, ma è una casetta a due piani che era del proprietario di parte del lotto. Quindi l'accordo con l'immobiliare è stato quello di consentire la realizzazione dell'investimento, in cambio gli veniva costruita una casetta che noi abbiamo integrato completamente nell'intervento. Se andiamo... Allora, un altro aspetto importante, come vedrete qui, l'area interessata dall'intervento è quasi esclusivamente pedonale, ossia le macchine si fermano esclusivamente in questa parte qui, a nord-est, o parcheggiano in questi cinque parcheggi, più il posto per il disabile, o scendono dalla rampa e raggiungono il garage. Quindi i percorsi che sono questi sono completamente pedonali, sia qui che dietro, e ciò lascia spazio a tutta una serie di giardini che girano attorno. Non vi nascondo che qualche proprietario che acquistava l'appartamento chiedeva di poter arrivare in macchina davanti al proprio giardino. Ecco, questo non è stato possibile e gli è stata data una risposta negativa, nel senso che ormai si vuole arrivare con la macchina da qualsiasi parte, qui non è stato consentito, proprio per distinguere ciò che era lo spazio per le macchine e lo spazio poi del vivere, dell'abitare, evitando che si raggiungessero le macchine, tranne il proprietario di questo edificio, che poi in verità non arriva mai, ma che avrà della possibilità di entrare. Ecco, in alzate, iniziamo a vedere gli alzati. Come vedete, questo è il prospetto sud, dove prevale grandi superfici vetrate che diventano allo stesso tempo superfici impattanti dal punto di vista energetico, soprattutto in inverno quando il sole è basso, e in estate invece, dove abbiamo la necessità di proteggersi dal sole, ci sono queste, chiamiamole gabbie, che sono delle grandi terrazze coperte e grigliate che impediscono al sole di andare direttamente sui vetri, creando un problema di surriscaldamento. Le falde anche hanno una ragione energetica, nel senso che tutte le falde sono a compluvio, dove quest'ala, a differenza di questo edificio che sto indicando, ma mi serve per farvi capire, che è quello che va verso nord, in tutti gli altri casi servono a contenere i pannelli, principalmente fotovoltaici e in parte solari. L'edificio è stato certificato Casa Clima, seguendo il protocollo con la certificazione finale. Questo è un altro aspetto che ha dato molta qualità all'intervento,
che è stata molto apprezzata dagli acquirenti, che sono stati disposti, perché questo ce l'ha detto l'immobiliare, a spendere anche un po' di più, ma avere un edificio che fosse più prestante, che avesse grande spazio anche esterno con queste terrazze e giardini rivolti principalmente a sud, e avesse un consumo energetico molto basso, che è stato poi dimostrato già dal primo anno, perché è successo un episodio che si è rotta a un certo punto la caldaia e si sono accorti che la caldaia era rotta tipo alcuni giorni dopo. Naturalmente erano giornate di sereno, però eravamo in inverno e ha colpito un po' tutti, insomma. Ecco, questo è un altro lato dove si vedono chiaramente le falle fatte a connubio, che inizialmente erano un po' criticate dal costruttore, ma che con delle brave maestranze, curando meglio i dettagli, non hanno mai dato alcun problema di impermeabilizzazione. Ecco, ci sono dei grandi blocchi che sono di colore bianco, con anche in questo caso un isolante in lana di roccia, quindi anche da questo punto di vista in un certo senso sostenibile, dei grigliati che proteggono la scala, e uno zoccolo e un coronamento di materiale diverso. Ecco. Scusi, da cosa è dovuta la scelta di usare questo pendente del tetto? È dovuto a un concept iniziale che avevate dati? Allora, la pendenza, il fatto che la falda risaliva dietro, come ho detto, era per la posa dei pannelli solari. La bassa pendenza è dovuta soprattutto per il contenimento proprio del volume, sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista energetico. E non vi nascondo che con il comune, anche perché qui siamo in zona di tutela del paesaggio, quindi con il comune e con la commissione di tutela, è stata una lunga battaglia che ha portato a confrontarci con la commissione cercando di convincerli sul fatto che questo andava incontro a determinate esigenze, quindi soprattutto l'esposizione, la riduzione del volume, e dal punto di vista architettonico ritenevamo che avesse cioè andasse incontro proprio a una forma architettonica che noi ritenevamo molto moderna, diciamo. Ecco, qui si vede quello che è l'angolo est, il tratto corto e sud, e come dicevo prima le grandi terrazze, la protezione del sole soprattutto per il lato invernale, che si capisce qua con queste gabbie fuori attaccate all'esterno. Tutte le zone giorno sono quelle che guardano alla valle, che guardano all'intorno, dove abbiamo questi bellissimi campi coltivati a vite. Questo è un altro lato. Ecco, questo è il lato d'arrivo delle macchine in questa posizione, qui si vede poco perché ci sono davanti le piante, è dove si abbandonano le macchine o si scende in garage e poi il complessino, seppur piccolo, si percorre sulla pista. Che anno è questo? Questo edificio qua è finito molti anni fa, quattro anni fa. Ma nelle presentazioni prima in cui avete vinto il concorso, voglio prima ancora, cioè, l'impianto planimetrico mi sembrava molto più... Non, gli angoli non erano tutti a 90 gradi. Certo. E poi invece questo qua sono tutti a 90 gradi. Questa scelta qua è stata fatta per massimizzare la volumetria o per che il committente voleva un edificio... Come dicevo prima, sono due tipologie molto diverse, sia per esigenze economiche, clientela e molti altri aspetti, soprattutto economiche in questo caso. Il progetto di edificio pubblico, proprio per sua natura, lascia una libertà che altre situazioni come questa, che è un immobiliare, lo consentono.
vocali sentono non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dello sfruttamento dello spazio, dal punto di vista anche della vendibilità, nel senso che il tema delle abitazioni, seppur molto spesso in mano per, oserei dire, l'80% a geometri, periti e così via, è un tema difficilissimo, è un tema veramente complesso, forse anche più di dell'edificio pubblico in alcuni casi, proprio perché ci si misura con la dimensione dell'abitare da una parte, la dimensione del costo dall'altra. Quindi questo permette la massimizzazione dei volumi e lo sfruttamento proprio organizzativo degli spazi interni, perché questo poi ha delle ricadute economiche sulla costruzione e sulla vendita. Rendete conto rispetto a questo tema, perché c'è in realtà tutta l'enorme complessità del tema della residenza. Capita sempre, capitano di solito due cose quando si progetta un condominio e poi lo si realizza. Durante il corso dei lavori, siccome noi in genere sui condomini che facciamo, che non sono stati tanti, sono stati tre, quattro, poi in realtà abbiamo gestito anche la direzione della comune. Poi succede che il committente vende, chi compra l'appartamento va da geometri di fiducia, cugini, allegatori, mobilifici e quant'altro, quindi loro rivedono completamente l'interno, tu non puoi dire assolutamente nulla perché devi fare la direzione della comune di cose che altri hanno venduto, e quindi arrivano le piante più strampalate che voi potreste immaginare. Ma c'è un altro risvolto. Poi chi compra, soprattutto nel momento in cui il mercato tirava più non posso, compra spesso in funzione dei soldi che arriva, o meglio, al tempo, del mutuo che la banca gli faceva. Quindi comprava la dimensione dell'appartamento in funzione del massimo mutuo che poteva fare. E quindi la situazione è un po' come chi va dal salumiere o dalla cosa che dice: signora, quanto viene d'oggi di formaggio taglio, avete in mente, no? Ecco, succedeva, non qui meno, perché in realtà qui c'è stata fortunatamente una situazione molto particolare data anche dal pregio del luogo. Ma succede che l'immobiliarista vende e poi ti comincia a dire: lo vedi quell'appartamento che tu hai disegnato così? In realtà viene attacchi 3 metri togliendolo dall'appartamento a fianco. Quindi è uno strano gioco di fisarmoniche che vi assicuro è veramente da un lato un po' frustrante, perché magari noi abbiamo fatto tutti i lavori sui fili, sulla presenza delle forature, sulle destinazioni d'uso in rapporto alle forature, ma dall'altro lato è anche complicato, perché non è semplice gestire magari a cantiere in corso una situazione di questo genere. Ecco che allora una certa regolarità nella pianta da qualche aiuto in più. Sì, qua possiamo dire con qualche orgoglio, un po' di orgoglio, che al di là di quello che ho detto prima, cioè passare da 3 appartamenti per piano a 2, la conformazione dell'appartamento sfruttava tutti gli spazi e valorizzava come dicevo prima, la vista, l'esposizione e così via, che anche chi ha provato a modificarlo ha visto o si è scontato col fatto che peggiorava la situazione, quindi sostanzialmente gli appartamenti sono rimasti come li avevamo disegnati noi, se non per piccolissime modifiche, perché non era proprio possibile vaccinarlo. Di avere condizioni tali di lavoro, cioè di poter partire con un progetto con la tabella già sotto, di poter avere così tanta possibilità di fare il terreno, di aspettare il suolo, di non avere resistenza. Allora, capita abbastanza, in realtà, e serve una considerazione che vi farò adesso, cioè il tema delle interferenze, chiamiamolo così, è complicatissimo, al punto che ti vorrei dire che è quasi più una situazione paradossale che dentro l'università fortunatamente non si percepisce, ma c'è un tema di interferenze latenti
dati, dalla normativa, dalle risorse disponibili, dalle logiche di appalto, che è spaventosamente complicato, molto più complicato che non le interferenze fisiche. Quindi, ahimè, capita molto più spesso di lavorare sul nostro tabula rasa, ma di avere una moltitudine di presenze degli avatar di tutt'altra natura. Ti assicuro, è molto più complicato avere a che fare con questi che non avere a che fare con l'esistenza. Sì, per rispondere anche a quello che chiedeva lui prima, qui siamo in una condizione in cui l'immobiliarista che ha questo lotto di terreno che era di, vi dico, 2500 metri quadri, consentiva un'edificazione di 6223 metri cubi. L'immobiliarista ti dice: io voglio un progetto che arrivi a quella cubatura. Quindi la conformazione in pianta diventa molto difficile in una pianta libera come quella che abbiamo visto prima della Cassa Dorale raggiungere queste cubature. Quindi dovresti avere molta più libertà e allo stesso tempo diventa molto difficile sfruttare gli spazi interni se non su piante molto regolari e massimizzando la cubatura. Come vedete qua, il lotto è molto costruito. Quello che non capita più, dopo che ripeto a te, ma cosa capita, cosa che non capita, adesso ad esempio non ci capita più di fare il tema della residenza, del housing, del condominio, è un tema che è quasi sparito dalla dimensione della commissione. Questo è forse uno degli ultimi che abbiamo fatto, che è un progetto del 2007, come progetto. Poi la 2007-2008, poi la realizzazione ha preso qualche anno successivo, ma quello che ad esempio è sparito è il tema dell'housing, della casa, del crollo del mercato immobiliare, si è portato dietro il fatto che o il venditore ha le spalle larghissime per cui riesce a sostenere per molti anni il costo dell'intervento, o al contrario rischia di franare sotto il peso, magari anche banalmente del fatto che non gli danno il credito in banca. Questa densificazione è anche voluta, nel senso che noi, tenendo gli edifici un po' più piccoli, anche per rapportarli con gli edifici della zona, abbiamo realizzato più edifici con degli spazi interni, una corte, creando un po' un piccolo borgo, per piccolo che sia. Cioè, nulla toglieva di fare un gigantesco scatolone all'interno del lotto, ecco, sarebbe stato molto più semplice, non capirci. Però sicuramente valorizzava così l'intervento. Io ho una curiosità in merito alla tecnica costruttiva dell'immobile. Si parlava prima di Xlam, mi sembra un progetto che potrebbe andare piuttosto bene questo qua da realizzare questa tecnica. È stata scelta questa tecnica o un'altra? Perché? Allora, sì, cioè hai perfettamente ragione, nel senso che questo sarebbe stato un edificio perfetto per essere stato per dire costruito in Islam, anche perché sarebbe andato incontro proprio a tutti quei ragionamenti che facevo prima, insomma, sull'esposizione così, e sul valore energetico. In verità no, questo è un edificio tradizionale, seppur ha raggiunto la certificazione di casa clima anche di buon livello, ma la ragione è esclusivamente legata alla committenza, nel senso che la proprietà del lotto era una società composta da più persone e queste persone a sua volta avevano delle aziende. Uno era un costruttore edile tradizionale, un impiantista elettrico e il proprietario del lotto. Pertanto chi ha guadagnato da questo intervento non ha guadagnato solo dalla vendita degli appartamenti, ma anche dalla sua costruzione, quindi era una richiesta specifica del committente. Allora adesso continuo, perché proprio parlando di questi argomenti mi è venuto in mente che mi piacerebbe lanciarvi una piccola provocazione, forse. Cioè, noi all'università in questo momento ci insegnano che questo tipo di lavoro che viene
che viene fatto, cioè investire i soldi per rubando suolo a qualcosa che non è stato edificato, in virtù di cercare di recuperare o di valorizzare altre cose, insomma, e crea una visione di paesaggio che forse ci aliena e che non è quello che la società ideale vorrebbe. E però dopo mi rendo conto che, uscito dall'università come professionista, l'idea di poter costruire sul piatto vuoto in queste condizioni rappresenta un po' il sogno. Allora volevo sapere se dentro di voi un po' c'è questa coscienza, e quindi nel momento in cui una persona vi paga per costruire su un prato con le vigne, che come diceva lei fa dentro il cuore piange doverle togliere, sapere che quei soldi investiti in un altro contesto forse avrebbero generato un altro tipo di esperienza a livello architettonico. Insomma, dove avete anche voi questa diatriba? Come... Sì, cioè, è esattamente quello che dici tu. Poi dobbiamo confrontarci con la realtà. C'è un piano regolatore che consente questa edificazione. Ci sono ovviamente dei proprietari che fanno degli investimenti. Noi coinvolti cerchiamo di realizzare un progetto che abbia una qualità il maggiore possibile. Se noi ci ponessimo come la volontà di rifiutare questo tipo di incarico, il risultato sarebbe che questa immagine qui probabilmente, non per sminuire nessuno, ma magari l'avrebbe realizzato un giovane, l'avrebbe fatto, forse ci auguriamo, peggio di questo, insomma, che questo sia più. Cosa stato su questo tema che penso su quello che ho discusso delle interferenze? In Trentino, in Italia, impressione mia totalmente personale, fa un po' schifo l'edilizia media dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista umano proprio. Quindi, avendo voi un corso più diretto, volevo capire, uno, quanto da parte dei progettisti, generalmente, anche di studi presenti, diciamo, molto bene, può essere cattivo, cioè, quanto sono cattivi i progettisti e quanto invece sono le tutte queste costrizioni esterne, e anche quanto, volevo sapere, la cultura architettonica dei clienti influenza, cioè, la classica persona che dice, no, ma io voglio circolare e non si può muovere. Provo a darti una risposta. Il tema è assolutamente centrale, cioè centrale rispetto a, voglio dire, tocca tantissimi aspetti della professione, tocca anche un tema deontologico, di coscienza. E, cioè, voglio anche mettervela su un piano anche pratico, nel senso che il mondo reale sta sul piano pratico. Allora, una banalità pratica ma vera è che si possono anche tranquillamente rifiutare dei lavori, ma poi alla fine del mese devi pur sempre mangiare, no? Quindi ne rifiuti uno, e dopodiché tu hai rifiutato quel lavoro lì, arriva un altro che lo fa nel modo peggiore possibile, perché vi assicuro che uno che lo farà ci sarà sempre. E quindi uno poi si fa delle domande. Questo tema domanda più quanti di questi, tra virgolette, cani? Allora, ce ne sono. Allora, questo è un tema che riguarda il fatto di dire: non faccio un lavoro perché non sono culturalmente e idealmente d'accordo. Ma lo stesso tema esiste da un punto di vista economico. I lavori vanno a gara, soprattutto per l'ente pubblico. Noi è capitato di rifiutare delle gare perché era evidente in partenza che se noi avessimo accettato di correre per fare quella gara lì ci avremmo perso, cioè non ci avremmo guadagnato, ci avremmo perso, perché c'era un errore di base nel calcolo della placella di base. Vi assicuro che è arrivato un altro collega che ha fatto la sua gara sotto costo, cioè voglio dire, questo rapporto anche di mutualità non esiste, certo. No? Quindi, cioè, la visione è giustissimo che ci sia una visione pura. Purtroppo,
per fortuna, anche poi la visione pura deve essere contaminata con la... All'università c'è questa sorta di percezione come se si insegnasse una dottrina, diciamo, che ha a che fare con la bellezza, con appunto la purezza degli ideali, tutto quello che vuole, e poi fuori c'è un mondo che è frontalmente avverso, ma non credo che sia così, perché appunto ci sarebbe una battaglia in atto, altrimenti non è come se si vede un tranquillo di battagliare. È molto serena la situazione, nel senso che ci sono decine, o centinaia anche in Trentino di progettistiche. Problemi non ce ne sono. Ti dico, come diceva Massimo prima, noi ne avremmo fatti 3, forse 4 interventi di tipo immobiliare di questo tipo. Da noi l'immobiliarista che nel 2000, anni 2000 diciamo, i primi 10 anni del 2000 ha costruito decine e decine di condomini, non è venuto insomma, ecco, perché c'era sicuramente qualcun altro che era uno strumento migliore nelle sue mani, più disponibile, più economico, senza... che lo costringeva, come abbiamo fatto in questo caso, perché è sempre un po' una battaglia, sia per i limiti normativi, ma anche il proporre una costruzione più di qualità, che sia certificata, questo presuppone dei costi, devi riuscire a convincere il cliente che anche quell'investimento che lui fa su tuo consiglio, poi gli ritorna dalla vendita. Ecco, questa è un'esperienza che questo è accaduto, cioè i clienti hanno capito, hanno investito più di altri loro, anche perché non erano degli immobiliaristi puri, come ho detto prima, era un proprietario di un terreno, un'impresa edile e un elettricista, e quindi hanno ascoltato anche i nostri consigli. Immobiliarista puro, in quegli anni, questo tipo di costruzione, ti diceva, non se ne parla nemmeno, io la costruisco con 100 euro in meno al metro cubo e guadagno probabilmente la stessa cifra o di più. Quindi solo per arrivare a questo piccolo risultato, l'abbiamo portato come esempio proprio per questo, è una strada difficile, molto difficile. E quanto ha influito la crisi in questo? Cioè, io immagino un po' l'architetto primo pre-crisi poteva anche permettersi di fare un po' lo snobbio, cioè poteva anche permettersi di rifiutare qualcosa in più. Con la crisi, quanto il ruolo dell'architetto è diventato più accontentare la committenza e meno poter... Ma in verità paradossalmente è un po' il contrario, nel senso che quando c'era molto da costruire, una serie, ma non necessariamente l'architetto, un numero grande di progettisti che cavalcavano quest'onda della costruzione anche massiva, adesso è venuto un po' meno, nel senso che la crisi ha portato al fatto che non si costruisce più. Quindi chi accettava prima tutto c'era solo una parte magari che rifiutava, però c'erano moltissimi che accettava di entrare in quel vortice, in quel sistema che scaricava metri cubi e metri cubi sui terreni anche inedificati come questo, insomma. Senza farsi grandi problemi. Il tema del rifiutare un lavoro quando in realtà si lavora molto meno, la quadratura del bilancio dello studio è più difficile, è più forte, nel senso che in un momento nel quale hai l'impressione che comunque se non c'è quello io un altro lavoro lo trovo da fare, quando questa impressione non c'è più ci pensi ancora di più, insomma, se rifiutare un lavoro. Certo è che qualche volta rifiutare un lavoro, anche il lavoro iniziato, è necessario. Che cioè, gli succederà, nel senso che vogliamo tutti di fare questo nostro lavoro bellissimo, ma io credo anche difficilissimo, ma ogni tanto serve, senza farsi tante questioni ideologiche, perché ripeto, cioè, poi alla fine bisogna arrivare a fine del mese, perché comunque qualcun altro lo trova. Quindi tu hai fatto l'eroe, hai rifiutato il lavoro, ma sono un geometra e ti costruisce il lavoro, o un altro architetto non bravo. Sì, certo. Però ogni tanto rifiutare qualche lavoro sempre. Posso fare prima di parlare di addirittura, perché parlare di questi casi
io no, volevo dire qual era il vostro rapporto con lo strumento del concorso, cioè poi il mio concorso che ho presentato è un corso che poi è andato in cavalleria, cosa vuol dire, cioè se mi è capitato di fare anche concorsi con i privati, che è una cosa non dico io, però che succede se partecipate ai concorsi, se ne fate, insomma, rispetto magari ai carichi diretti. Da una risposta poi magari ti aggiungo qualcosa anche il Claudio, che sicuramente c'è un tema che è molto all'ordine del giorno. Allora, noi abbiamo un ottimo rapporto con il concorso, nel senso che è bello fare il concorso. E in tutti questi anni, in questi 15 anni, mediamente abbiamo cercato di farne almeno uno all'anno il concorso. Ne abbiamo vinti 3, 4, 5 tra concorsi e parti concorsi, siamo arrivati secondo una quantità innumerevole di volte, a cominciare dal nostro primo concorso nel 98, quando io ero ancora studente, lui si era appena laureato e ha firmato il nostro terzo amico, che al contrario, no, si era fatto con noi il concorso, ma che era l'unico che aveva il libro, avevamo più o meno la vostra età e siamo arrivati secondi per la prima volta per una piazza che poi in realtà non è mai stata fatta, esatto. Tanto per cambiare, però come dire, abbiamo mantenuto questo bel rapporto. Allora, fare i concorsi serve, fare i concorsi serve, ma fare i concorsi costa, cioè un conto è fare i concorsi come noi nel 98 quando l'abbiamo fatto lavorando la sera dalle 10 alle 2 di notte tutte le sere, un conto il sabato, la domenica e così, un conto è quando il concorso diventa parte dell'attività dello studio e quindi si decide facciamo questo concorso, allora ci sono varie formule per poterlo fare, ma si decide di farlo come un lavoro e quindi bisogna sostenerlo economicamente, quindi è bello fare un concorso, ma di soli concorsi non si vive perché ce ne sono troppo pochi e soprattutto vi richiedono una quantità di lavoro mostruosa a fronte poi di una considerazione che è molto banale, nel senso che la banca non ci ha pensato un attimo a dire ciao, grazie, arrivederci, no? Ormai molti anni fa, nel senso che abbiamo deciso di non farlo. Noi ci avevamo messo dentro una svagonata di ore, ma giustamente la banca ha detto abbiamo deciso di non farlo, ci hanno dato quello che dovevano nell'ambito del concorso, ma poi tutto il nostro carico di lavoro è andato veramente in questo concorso, quindi dire, possiamo fare mediamente il finale. Per una domanda proprio rispetto a questo, nel senso che con la cui amici siamo nella fase di fare di notte alle 4 di mattina, cioè, stato, se era, quanto era sostenibile quello di cui è sostenibile, ma con i vinci tutti parlavo, no, però quei vinci pedaggi diciamo le fate uno all'anno riuscite a sostenere un po' di sì, o perché magari cerchiamo di selezionare quel concorso che per il committente, per la situazione, cioè, per il fatto che magari ci rendiamo conto che è un concorso che ha una certa visibilità, perché ci invitano, cioè se ti invitano è dura dire no grazie, insomma. No, fare i concorsi è fondamentale, noi siamo nati facendo i concorsi, se posso darvi un consiglio, fate i concorsi, è proprio il luogo dove si può fare vera architettura con una certa libertà di movimento, secondo i vincoli che ci sono sempre, però è sicuramente uno strumento che vi fa crescere moltissimo. Purtroppo in Italia il concorso è spesso visto non come uno strumento di affidamento di incarico, come succede in altri paesi, ma come un passatempo per la politica, per quando non sa bene cosa fare di quell'area, di quell'otto e così via. Proprio per questo, come diceva Massimo, bisogna, soprattutto quando andrete più avanti con l'età, con la professione, bisogna cercare di pesare bene se quel concorso può dare un esito, se può dare un riscontro, se può darvi un rimborso, se può darvi se ha un futuro, ecco. Però fateli, è importante farli. Noi ne abbiamo appena concluso uno, era un concorso anche molto importante, speriamo vada avanti. Se c'è qualcos'altro, se no
andiamo avanti. Andiamo veloci su queste. Sì, andiamo velocissimi su queste, anche perché in realtà il concorso siete finché lo abbiamo? Sette e mezza. Okay. Allora andiamo velocissimi su questo, perché è un edificio che conoscete, che è la Teca delle Gallerie. Penso che ci siete stati tutti. Le gallerie sapete che cos'è, che cosa sono, e quindi non sto via. Sono un museo, ma una volta era una strada. In tema di interferenze, ecco, questo è un luogo dove l'interferenza fisica è fortissima, perché costruire dentro in un tunnel ha una dimensione di limite fisico che è, come dire, assolutamente fisicamente definibile. È la prima volta che ci capitava, credo anche fosse l'ultima, di costruire un edificio dentro in una montagna. Credo che non so quanti altri avrei capitato. Il tema era tutto giocato sul tempo. Ci ha chiamato ad agosto il direttore del museo storico dicendoci: voglio per metà ottobre un edificio per una sala conferenze per 300 persone dentro nelle gallerie. Ci ha chiamato la settimana di fine agosto. Quindi abbiamo dovuto inventarci un sistema per costruire un edificio in legno, volevamo che fosse rappresentativo del Trentino, in una canna di fucile storta in pendenza. E quindi, io l'ho detto in altre occasioni, non so se forse eravamo già passati per l'università, dalle soluzioni difficili, dai problemi difficili si esce solo, secondo me, con soluzioni semplici. E quindi ci siamo investiti un coccio, che è questo, che vedete se la in quella lapide, ok, cioè l'idea, costruiamo un tridite, sostanzialmente due pareti e un solaio, e ne facciamo un elemento come una sorta di vertebra che nella sua complessità, nel suo insieme costruisce un edificio. Quindi sono tanti conici fatti in questo modo che si compenetrano l'uno dentro l'altro. Questo ci dava modo di poterli produrre fuori opera portandoli lì e assemblarli. No? Qui vedete brevissimo come è stato fatto, la canna vuota, i pannelli venivano portati fuori dalle gallerie, portati dentro, lo spazio era ridottissimo, montati uno a uno, questo era il primo, poi siamo venuti avanti e qui la vedete ormai quasi finita e queste sono le foto. Avanti. Questo è l'ingresso, ma penso che la conoscete, siete stati tutti. E questo è l'interno della sala con questi conci che nell'insieme danno la morfologia. Budget ridottissimo, cioè ci hanno dato meno di 300.000 euro per fare edificio. È vero che in realtà è un edificio che non ha bisogno di coibentazione e quant'altro, ma è un budget bassissimo. Per la dimensione, piccolissimo. Poi se volete vi raccontiamo anche qualche altro aneddoto, ma insomma se vogliamo. Il sistema costruttivo, qui si vede bene, consentiva di posare questi conci su una superficie, tra l'altro, che era tutta storta perché la galleria curvava, scendeva. Quindi non aveva nemmeno una direzione in bolla, diciamo così, quindi anche la posa di questi elementi lasciati staccati uno dall'altro consentiva di avere molto margine costruttivo. Quindi dopo aver posato i vari conci veniva tamponato questa fascia nera e in alcuni casi sarà di 20 cm, in alcuni casi sarà 19, 18, cioè nulla di percepibile. Esattamente. Cioè, questo è ciò che ci ha permesso di realizzare in tempi rapidissimi, con maestranze anche di basso livello e tempi. Okay. Diamo un po' di più spazio a quest'ultimo lavoro, che forse l'avete visto, è quasi concluso, che un po' riassume tante cose che ci siamo detti oggi e riassume poi nella parte finale un tema che quando ci ha sentito il telefono quando lì, come diceva, ci piacerebbe sviscerare, il tema di come un progetto evolve anche in rapporto ad altri. Un po' l'abbiamo già affrontato questa cosa parlando, ma forse qui è il tema nel quale questo è venuto fuori di più. Velocemente, nel 2005, è un progetto che ha una gestazione molto lunga, 2006, l'opera universitaria ci dà l'incarico di progettare
di riprogettare questo luogo, c'è un edificio che è il Monagotti, destinato fino a qualche anno prima a pensionato studentesco, è stato il primo collegio universitario della storia dell'Università di Trento. Avanti. Si è deciso per una serie di ragioni di demolire l'edificio, è stata una scelta molto ben, come dire, maturata, perché è un edificio costruito all'inizio secolo, bombardato, costruito negli anni 50, l'abbiamo molto condivisa anche con la superintendenza, questa cosa dell'ipotesi o meno di demolirlo, e alla fine si è deciso di demolirlo per poter realizzare un edificio ex novo che avesse una volumetria molto maggiore, perché l'input era stato quello di dire dobbiamo realizzare un numero di posti letto che ci consenta di, da parte dell'opera universitaria, di mantenere, diciamo, questo investimento. Luogo, penso che lo conoscete tutti, Corso Buonarroti è una strada tipicamente ottocentesca, questo taglio assolutamente ortogonale rispetto alla morfologia curvilinea dell'Adige e al tracciato della ferrovia. Siamo subito di qua dalla stazione ferroviaria dove c'è il sottopasso pedonale, zona punteggiata da una serie di eventi architettonici diversi, dal bilino di San Donà ad altre costruzioni in stile diciamo neoliberty fine dell'Ottocento inizio Novecento, fino ad arrivare ad alcuni edifici come Rosso Nero di Salvotti degli anni 70, insomma, anni 60, inizio anni 70 e edifici diversi. Comunque alla fine c'è questa idea della vertebra con questi elementi che punteggiano la strada. La particolarità che avevamo nell'affrontare questo lavoro è che ci affacciavamo su Via Lampi, che è questa piccola strada a fondo cieco, pedonale, fondo cieco tragabile, è quasi esclusivamente pedonale, ma si butta poi nel sottopasso. Quindi è un luogo che aveva una sorta di dimensione latente di piazza pedonale, ma in realtà il fatto di non averne i caratteri anche dimensionali ci ha fatto pensare a come poter affrontare questo edificio. E la risposta, a nostro avviso, è stata quella di dire penso un edificio con una morfologia a corte che mi guarda verso la piazza in maniera da immaginare che esista uno spazio pubblico senza soluzione di continuità che mi porta la piazza fin dentro l'edificio. Questi sono i primi schizzi, i primi studi morfologici. Questa è la pianta del progetto definitivo, che è poi quella che è stata evoluta con l'esecutivo, come vedremo. Edificio che ha una dimensione importante per un numero di posti letto altrettanto importante, è destinato ad ospitare 130 studenti. Questa è via Lampi, che vi dicevo prima, questa è la nuova piazza di proprietà dell'opera universitaria, ma che rimarrà aperta all'esterno, quindi diventerà un tutt'uno con la piazza esterna. Sono state realizzate una serie di al piano terra, ma rialzato rispetto in maniera da fare in modo che ci sia una sorta di privacy rispetto a chi passa sul marciapiede, una serie di stanze secondo una tipologia insediativa ad albergo, cioè stanze singole e doppie, e una serie a piano terra di spazi funzionali alla vita residenziale degli studenti, quindi della hall, spazi per la visita ginnica, una sala conferenze di qua e spazi per lo studio. Ecco, quello che mi interessa mettere in evidenza è il carattere a, come dire, eccellente di questo progetto. È così fin dall'inizio. Questo progetto in origine, quando ci hanno dato l'incarico per 2 anni più o meno, per un anno successivo, poi doveva essere realizzato in muratura. A un certo punto l'opera ha deciso, quindi della provincia, di farlo in legno. Questa roba ci ha aperto un mondo, perché in realtà in quel momento praticamente non sapevamo quasi neanche che cosa fossero i pannelli in cross-lam, ma nello stesso tempo ha determinato un grosso problema, ed è stato uno dei motivi per cui il progetto è rimasto fermo qualche tempo, perché a quel tempo, in quel momento, edifici di 5 piani e fuori terra, tutti in legno, non erano consentiti dalla normativa, cioè si poteva arrivare al massimo a 3. E quindi, siccome però c'era questa volontà di farlo in legno, c'era una normativa di evoluzione, l'opera ci ha detto stiamo fermi fino a quando la normativa non si chiarisce, e da lì a un paio d'anni successivamente si è chiarita. Quindi l'edificio ha
attualmente solo, questa è la pianta dell'esecutivo, solo i vanniscali in calcestruzzo, tutto il resto è costruito in stampo. Più o meno tutti i piani si ripetono con questa logica a cellette delle varie stanze. Questo è il primo piano, questo ad esempio è l'ultimo dove l'edificio è adesso magari è. Mi interessava mettervi l'attenzione su questo. Allora, questa è la pianta del progetto esecutivo. Noi abbiamo fatto il definitivo, una consulenza sull'esecutivo e poi il progetto è andato in parte. L'esecutivo prevedeva una costruzione in Ixlam, non so, penso che voi l'abbiate studiato come sistema costruttivo, cioè l'idea era quella di costruire più o meno secondo la logica con cui abbiamo costruito la teca, cioè si fanno pareti, solai e si va avanti come mettendo dei pannelli l'uno sull'altro. Il progetto è andato in appalto, guardate. Questi sono i prospetti, vedete l'edificio ha questa morfologia corte, sì. Con questo edificio più basso che sta verso Corso Buonarroti, fronte sud e fronte nord, avanti. Est, questo è quello su Corso Buonarroti, questo fronte est e ovest, avanti. E questo era il plastico che avevamo fatto al tempo, un po', ne avevamo fatti due, questo che era un plastico al 200 e un plastico al 100 e un plastico al 500 per lo studio morfologico dell'edificio. Mi interessava, al di là di presentare il progetto, mettervi l'attenzione su questo, che è uno dei temi con cui occorre confrontarsi. Il progetto è andato in appalto, esiste nella logica degli appalti l'idea che chi concorre per l'appalto, cioè l'impresa, propone delle migliorie, delle cosiddette migliorie, cioè il certificato dice all'amministrazione appaltante, io preso il tuo progetto, decido di migliorarlo e ti propongo questa serie di cose. Queste migliorie vengono valutate da una commissione giudicatrice e poi diventano legge, cioè diventano parte del progetto. Quindi questo può essere o un tema positivo o un tema molto negativo, perché poi tu hai fatto il progetto, ti ritrovi che qualcun altro ci ha messo mano, ha deciso come migliorarlo e ne devi, che ne devi fare carico, cioè tu devi tenere dentro questa cosa. Spesso sono logiche di natura prestazionale, di natura... Allora, finché riguardano aspetti puramente ingegneristici e prestazionali, magari ci può anche stare, magari dico io, vista dell'architetto. Se sono materiali che hanno una forte ricaduta architettonica o estetica, diventa un problema. In questo caso, una delle migliorie proposte dall'impresa è stata quella di immaginare un sistema, di prendere il nostro edificio col sistema costruttivo come lo avevamo proposto, cioè in Islam, ma di evolverlo, cioè di dire l'edificio è costruito in città, in una zona fortemente edificata, noi proponiamo di costruire una serie di cellette fuori opera, portarle lì e assemblarle e metterle insieme. Quindi di fatto quello che l'impresa ha proposto è questo, cioè di dire costruiamo tanti oggettini corrispondenti alle stanze, perché alla fine l'edificio era composto di tante stanze, le portiamo lì e le assembliamo. Vi devo dire che noi siamo stati fortunati in questo caso nella logica della miglioria, perché il miglioramento è stato architettonicamente interessante. Ci permane forse il piacere che questo tema architettonicamente poteva essere ulteriormente sviscerato e dare in facciata un senso architettonico diverso, ma rimettere in discussione il progetto e quindi tutto il sistema delle autorizzazioni era totalmente improponibile. Quindi quello che è stato poi un'esperienza costruttiva in facciata non ha alcun riscontro. Il sistema funzionava così, cioè una serie di bagni prefabbricati costruiti fuori opera sopra i quali sono stati montati le cellette. Queste ne abbiamo messo per mostrarvi come questo era il nostro progetto esecutivo e quella è stata l'evoluzione proposta dall'impresa. Vedete, cambiano molte cose, ad esempio, tanto per dire, secondo il nostro schema, queste erano due pareti strutturali portanti, il cavetto dei bagni era realizzato all'interno tra i bagni e l'evoluzione dell'impresa è stata quella di rendere portante questa parete, togliere la parte portante qui, e però rendere importante la parte tra i due bagni.
la singola cellula si compone, è questa, cioè questa, guardatela qui che è meglio, è questa, questa, e questa che è una parte, diciamo, non a parete, cioè soltanto un telaio, che viene accostata alla cellula successiva. Andiamo avanti. Questi sono dei dettagli, giusto tanto per darvi un'idea di come sono state agganciate gli avanti. Dopo, se avete delle domande sui dettagli, ci torniamo sopra e le raccontiamo dopo. Vi abbiamo messo più foto del cantiere per farvi vedere come è stato fatto. Quindi, grande zoccolatura sotterranea realizzata ovviamente in calcestruzzo fino ad arrivare alla quota del piano terra. Una volta raggiunta la quota del piano terra, hanno cominciato a portare le cellule. Sostanzialmente hanno prodotto. Il circuito è molto, molto trentino, nel senso che il legno della Val di Fiemme, che è stato portato a segare in Val di Fiemme e a Bassano, se non ricordo male, nel Tesino, poi portato a Cavedine, dove hanno assemblato, hanno realizzato i pannelli e poi assemblato le ciliegie. Quindi, da un punto di vista dei chilometri percorsi dall'edificio, l'edificio è quasi nato, quasi esclusivamente. E venivano prodotte le cellule come le vedete lì, poi trasportate via camion fino a Trento, arrivavano in città, questo era lì un corso di Marocchi. Questa è la prima cellula che è stata portata lì, usata, abbiamo affrontato tutta una serie di problemi anche di dimensione, di cose varie sulla cellula base. Questo vedete all'interno come arrivava, quindi con cartongessi quasi finiti e con gli impianti elettrici installati. Questa è una parte che in realtà presupponeva il montaggio come sarebbe stato secondo la logica che noi avevamo avuto nel progetto esecutivo, quindi pareti e solai, avanti, salvo una parte. E questa è una delle foto che avevamo mandato, è la logica con cui è stato assemblato l'edificio, cioè entrava in cantiere il camion con la cellula, veniva agganciata alla gru, caricata, portata ai piani e assemblata. Ciascuna di queste è una cellula a sé stante. Tema bellissimo questo della prefabbricazione fuori opera. Io credo che se fosse provare a spingerlo e immaginare dove arrivare, non dico che potremmo arrivare ad avere la cellula completa con altre strutture, ma forse potremmo anche avvicinare. Una semplice curiosità, quanto sono grandi quelle cellule, cioè la dimensione delle camere? Guarda, è circa 3 metri e 20 per terrasse per le camere. Guarda, tanto per darti un'idea, le camere singole sono 11 metri quadrati, quelle doppie sono 16 metri quadrati, ma la dimensione è circa. Ok. Quelle due sono sempre state, cioè due metri. Sì, allora, se vuoi, uno degli elementi che dicevo, cioè, sarebbe stato bello pensarlo fin dal principio così, il fatto che noi non avevamo pensato in maniera così rigida, cioè in alcuni casi avevamo delle tipologie che variavano, quindi si poteva giocare su una standardizzazione maggiore. Alla fine non ce n'erano solo due di tipologie, cioè c'era la singola e la doppia, però c'erano dei casi nel quale era un pochino più grande. Loro hanno, infatti, se torniamo dovessimo tornare alla miniatura, alla pianta che abbiamo mostrato prima, nel dire quando c'è stata la rivoluzione, c'erano molti colori. I molti colori corrispondevano alle tipologie diverse. Qui vedete, arrivavano, ad esempio, venivano. Prima c'era un dettaglio in cui si vedeva arrivavano le due cellule, questa è una cellula, questa è un'altra, e venivano messe queste viti a 45 gradi per bloccarle l'una con l'altra, perché alla fine l'edificio è composto da questi macro elementi, quindi anche strutturalmente l'hanno ripensato tutto per farlo lavorare con questi macro blocchi. Gli hold down di ancoraggio a terra, in questo caso ad esempio altri sistemi di fissaggio dove c'erano dei solai che andavano a interagire con. Qui vedete, questo ad esempio è l'interno, questi sono i bagni e qui vedete le singole cellule, vedete qui la cellula che era arrivata e poi venivano realizzate le caldane a secco, ma in opera.
questo ed esterno con le varie cellule, in questo caso alcune hanno dei canocchiali che poi vedete non sono realizzati, ma alla fine la parete è composta da una serie di edifici di porto. E queste sono delle foto dell'edificio come adesso, ma è quasi finito, dove vedete che alla fine la presenza delle cellule, salvo i canocchiali che c'erano o gli sfondati di facciata verso questo Bonarotti, alla fine è sparita, cioè è rimasta nascosta dietro la facciata che è stata fatta come in realtà non era. Vi do un accenno, poi se volete affrontiamo, cioè vi raccontiamo anche delle altre cose se avete qualche domanda, avanti. Solo per dirvi che questo è un progetto certificato LEED, che è un protocollo di certificazione di sostenibilità più o meno parallelo con casa prima, che sono un po' diverso, affronta temi un po' più ampi come la collocazione all'interno della città, i servizi e le varie cose. Adesso siamo in final review, ormai il progetto è davvero l'ultima parte del progetto e secondo il diciamo l'aspettativa dovrebbe diventare il platino, che è il livello più alto assoluto della certificazione. Quindi, tanto per darvi un'idea, questi sono dei concept energetici, dove vedete c'è la platino, abbiamo usata il pozzo, l'acqua di pozzo, sia per raffrescare in estate che per spadare in inverno, e c'è un sistema di water efficiency per il recupero dell'acqua piovana ai fini non sciacquone del batter piuttosto che di irrigazione di zone. Tanto per darvi un'idea, questo edificio ha un risparmio energetico complessivo di quasi il 60% rispetto ad un baseline building, come lo definisce il protocollo LEED, cioè una base data dal software di LEED, da un edificio base. Quindi insomma, in termini di risparmio energetico e conseguentemente di costi di risparmio. Qui ci sono, adesso senza stare a leggerli, ci sono solo una serie di dati di quello che hanno riguardato l'edificio, del tipo 1700 metri cubi di legno del Trentino e adesso 1 milione di chiodi che sono stati messi alle cose. Quindi ho cercato velocemente di raccontarvi questo progetto, che è forse quello nel quale l'influenza esterna è stata più evidente, ma in un senso assolutamente positivo, cioè è stata questa evoluzione costruttiva che noi abbiamo ben accolto, non sempre così. Questo è. Lì ci passa la ferrovia, giusto? Sì. Vicino, com'è che avete risolto il problema acustico? Ma in realtà abbiamo risolto il problema acustico, c'è un muro di contenimento c'è un muro della ferrovia dall'edificio che ha una certa altezza, circa 4 metri, di sobborgo, un grande abbattimento. Poi l'abbiamo risolto spostando tutte le zone della residenzialità, cioè tutte le stanze, verso l'interno dell'edificio. Okay. Cioè, si vede sulla pianta, cioè tutte le parti dell'interno dell'edificio. E poi lavorando molto sulla qualità dei materiali che sono presenti, cioè ad esempio le letterature sono delle letterature molto più performanti dal punto di vista della rispondenza. Vicini altrettanto, il pacchetto di murature è un pacchetto che lavora straordinariamente bene anche dal punto di vista acustico, perché cioè ha anche questo rapporto di masse diverse, quindi il cartongesso, la fibra minerale, 4 cm di fibra minerale, il legno, 14 cm di lana di roccia esterno, l'aria e lo strato di finitura. Quindi questa alternanza di materiali, anche da un punto di vista acustico, lavora molto bene. Qui si vede le stanze che guardano verso l'interno della corte e in mezzo c'è uno spazio chiuso. Ok. Non vede la parte di mezzo. Ah, ok, ok. Beh, no, perché nel primo tiro ho visto, mi sembra, delle piante. Le piante in che senso? Degli alberi. No, era definitivo, nella prima era segnato in realtà. Ah, ok, che sono di qua. Ma no, non avrebbero neanche nessun tipo, okay, di apporto. Sì. Io, insomma.
No, infatti per questo che... Altre... Volevo tornare un attimo sul discorso, quello di prima stavamo facendo, sul ruolo dell'architetto moderno. E che sembra quasi che qualche volta manchi un po' la cultura, il gusto estetico dell'architettura, no? Cioè, si punta sempre molto di più a risparmiare il più possibile, a massimizzare gli spazi, quindi rendere quasi più edilizia che non architettura. E allora volevo capire se secondo voi è un po' anche l'insegnamento del gusto estetico che manca. Cioè, io credo che l'estetica dovrebbe essere insegnata fin dall'asilo, cioè il gusto per l'arte, che è una cosa che manca e poi infatti la gente cresce un po'. È così, nel senso che manca la cultura dell'estetica, dell'architettura più che altro. La cultura architettonica si costruisce col tempo, alla lunga, con delle politiche di diffusione della cultura architettonica contemporanea. Ci sono esempi che ci fanno dire che questa cosa si può fare. E io essere stati più volte, ma l'estate scorsa sono stato in Vorarlberg, dove ci si guarda in giro e si vedono molte architetture contemporanee, molto diffuse, molto apprezzate, però c'è un lavoro dietro, c'è un forte lavoro dietro fatto dalle amministrazioni, fatto dalle associazioni di categoria. Noi siamo stati a visitare un centro, sostanzialmente, che è un centro pubblico, pagato dal pubblico, dove si fa cultura architettonica, proprio a Bregenz, dove vengono fatte continuamente, aperte alla cittadinanza, conferenze, mostre, si premiano i progetti architettonici, però lì partecipano le associazioni di categoria, che vuol dire industriali, artigiani, ordini professionali, e sì, da parte del pubblico. Un esempio che magari non è dovuto a questo, ma è dovuto a una volontà politica, che è quella dei concorsi, che è molto vicino a noi, in Alto Adige. Cioè, vi rendete conto, se andate in Alto Adige, insomma, una cultura architettonica molto più avanzata di quella trentina. Però anche in questo caso si è costruita piano piano negli anni, dando fiducia agli architetti, ai giovani architetti, alle nuove generazioni di architetti, e è stato fatto con una volontà di costruire edifici pubblici attraverso il concorso, quindi dando la possibilità di confrontarsi, di avere più proposte, di avere delle giurie qualificate che sceglievano i progetti architettonicamente validi, e soprattutto che poi gli consentiva di costruire. In Trentino siamo indietro rispetto a queste esperienze, in altre regioni d'Italia siamo ancora molto indietro. Io vorrei aggiungere un concetto di più, in realtà problema grandissimo, e non c'è dubbio che secondo me la considerazione civica dell'architettore è bassissima, a fronte di una responsabilità che a mio giudizio è molto grande, nel senso che prima parlavamo di esistenza, no? Anche di senso ideologico, culturale, di mettere un edificio dove non c'è la mente. Allora, questo secondo me tocca una cosa che è la responsabilità. Cioè, io sento una grande responsabilità quando facciamo delle scelte che poi resteranno per decine, centinaia di anni. Cioè, edifici che noi, ma che come noi ha fatto, restano lì sempre, insomma, cioè noi tra l'altro nella città occidentale abbiamo questa idea per cui una casa deve essere no per sempre, anche lì, no? E tant'è che quando il mercato immobiliare
sempre, hai fatto un mutuo da 40 anni e quando hai finito di pagarlo, cioè i monetari. Sì, sì. Ecco, e quindi è paradossale, l'architetto viene considerato pochissimo a fronte di una responsabilità molto grande che è quella di mettere un edificio che rimarrà per sempre. Ma nell'immaginario collettivo è considerato pochissimo, insomma. Quindi è un processo, secondo me, molto lento e anche paradossale, nel senso che è stranissimo. Noi ci conosciamo persone che hanno un rapporto assolutamente, come dire, contemporaneo con la tecnologia, le macchine e quant'altro, che comprano delle macchine modernissime e vivono in case modernissime, nel senso contemporaneo, ma costruite con gusti settecenteschi, no? Ottocenteschi, quindi ottiolesi, cioè, ma no, ma per dire che, cioè, case finto ottocentesche, e è come se tu alla stessa persona di tu andresti in giro con una finta balilla degli anni, no, mai. Però in realtà c'è questo tipo di approccio culturale. Sono, secondo me, dinamiche molto lente. Non è detto che non cambino, può darsi che cambino, ma sicuramente ci vorrà un sacco di tempo. Ahimè, la considerazione c'è solo che lo star system è una parte assolutamente limitata del mondo dell'architettura, ma poi per tutti quelli che cercano con grande fatica di fare la professione, la considerazione è la stessa. Può cambiare, eh? Noi siamo nati negli anni 70 e siamo diventati bambini negli anni 80, e voi siete tutti molto più giovani, quindi negli anni 80 li conoscete solo dai libri. Ma in quegli anni c'era l'idea che si dovesse mangiare tutti malissimo, in frettissima, forse solo l'idea del fast food, cioè l'idea di una cucina sana, buona, eppure le cose sono cambiate, nel senso che adesso c'è tutta un'altra percezione di cibi, della qualità dei prodotti, anche dei cuochi, insomma. Quindi non è detto che queste cose magari non cambino, però sicuramente ci vuole tempo. Voi, secondo me, fate bene a vivere con tutto l'entusiasmo che potete, ed è bellissimo quello che state facendo dentro qui, anche fuori dalla stretta attività accademica. Ed è uno dei motivi per cui mi ho raccolto con enorme piacere l'idea di venire a raccontare i lavori anche piccoli che facciamo rispetto ad altri studi più grossi. È bellissimo pensare che quello che voi fate poi diventerà qualcosa che vi portate dietro nella professione. Non perdete questo entusiasmo, anche se sarà un mondo davvero difficile, sempre più difficile, contro cui bisogna scontrarsi e combattere. E abbiamo energia. Volevo sapere a livello di tempistiche quanto, diciamo, il fatto di avere questa cellula indipendente ha velocizzato, si presume, il processo di costruzione. Molto ha velocizzato. Cioè, l'edificio a livello di massa costruita è venuto su in un tempo brevissimo. Cioè, fai conto che in 3 mesi l'edificio era costruito. Parlo dello scheletro in legno. Questo ha accorciato tantissimo i tempi di costruzione dell'edificio, e questo ha un grande risvolto in termini di potenza, cioè uno strumento estremamente potente per chi ha bisogno di fare queste realizzazioni in tempi veloci. Ora, l'opera universitaria non ha questa, come dire, questo rapporto col tempo così forte, perché comunque, ad esempio, è legata ai tempi dell'anno accademico, per cui o un edificio viene messo sul mercato nel momento in cui gli studenti possono accedere al bando, o al contrario deve passare un anno. Ma voi immaginate, ad esempio, in un caso di un albergo deve essere costruito entro tempi limitatissimi e nei suoi regimi più velocemente possibile, perché è una macchina da soldi, cioè una macchina che deve produrre. Tanto più in situazioni nel quale magari lo si deve fare in tempi velocissimi per non perdere né la stagione estiva né magari quella invernale. Quindi ci sono situazioni dove questa tipologia costruttiva può essere assolutamente vincente.
Mi viene in mente, ad esempio, le situazioni di emergenza sul mercato residenziale, terremoti piuttosto che altre situazioni. Questo tipo di costruzione, oltre a risvolti straordinari dal punto di vista dell'eccellenza prestazionale, strutturale, sismica, hanno possibilità di realizzazione in tempi assolutamente brevi. Anche per questo sarebbe bello poter immaginare un'evoluzione che spinga la singola cellula ad essere ancora di più rifinita, proprio per ragionare rispetto a una composizione di elementi rifiniti. Tenete conto che, ad esempio, in sede di esecutivo sulle cellule di legno non c'eravamo neanche mai, non c'eravamo proprio nemmeno lontanamente spinti. Sui bagni prefabbricati sì, e avevamo fatto delle valutazioni per inserirlo nel progetto esecutivo. Poi in realtà era molto complicata la questione, anche dal punto di vista della gestione del cantiere, e quindi avevamo, come dire, lasciato la cosa, cioè immaginando dei bagni tradizionali. È stata un'impresa proporre il bagno prefabbricato. Ad esempio, il bagno prefabbricato è un elemento altrettanto affascinante come lo è la cellula, ma il bagno, lo vedete qui, lo vedete in celofanato di bianco, ma lì dentro c'è un bagno che era completo anche dello specchio, dell'accessoristica e del box doccia, cioè arrivava finito, cioè, perché non era collegato alla fognatura, ma altrimenti uno poteva andare dentro e usarlo. Poi il bagno lì siamo andati a vederlo a Mantova, ci hanno fatto vedere uno, abbiamo corretto alcune cose, e dato che è stato modificato n volte, ma quel bagno lì ti arriva certificato in cantiere. Significa che, salvo situazioni che possono esserci durante la vita dell'edificio, ciascun bagno arriva certificato dall'idraulico e dall'elettricista, ma soprattutto dall'idraulico. Quindi a quel punto tu ti devi preoccupare dell'accordo tra il bagno e il resto dell'impianto dell'edificio. Ma tutti gli elementi interni al bagno sono stati testati. Cosa di poco conto su un edificio, che la cosa che pesa di più nel cielo è evidentemente l'acqua. Cioè, il fatto di riuscire a governare questo tipo di cose ha una grande importanza per te, secondo te. E i costi invece? Allora, in termini di costi, è chiaro che un edificio ha l'edificio in legno costa un po' di più. Se tu lo rapporti sull'intera partita, cioè dove dentro metti anche la variabile tempo, è assolutamente più grande. Ma lo devi rapportare la prefabbricazione della cellula, in verità, non è costata, nel senso che questa era una gara economicamente più vantaggiosa, dove l'impresa vinceva con dei punti assegnati alla parte economica e con dei punti assegnati all'innovazione che avrebbe portato. Quindi non ha aumentato i costi di questa operazione, anzi li ha diminuiti e accelerato i tempi per il cantiere, quindi anche l'impresa ha avuto dei benefici economici. Quanto riguarda le tolleranze dell'affiancare del cellule prefabbricate, sono stati dei problemi, non viene, perché prima abbiamo visto che è stato utilizzato giustamente per superare un problema, ovvero la poca omogeneità delle gallerie. In questo caso invece mi immagino che devono combaciare quasi perfettamente, perché alla fine è un problema. Allora, problemi da questo punto di vista non ce ne sono stati. È un edificio che in realtà non aveva grandi margini di tolleranza, nel senso che lo spazio era piuttosto contenuto, e soprattutto non avevamo tolleranze, cioè quello che noi avevamo immaginato come dei pacchetti in opera con una sequenza di materiali, dimensionalmente dovevano stare dentro quel, perché poi avevamo tutta una serie di questioni di superficie interna delle stanze che andavano rispettate. Quindi l'impresa, proponendo questa cosa, ha dovuto risolversi anche tutte queste problematiche. Ma non ci sono state problemi da questo punto di vista. In realtà, cioè, paradossalmente, hai meno problemi che non con la gestione.
soluzione, perché in realtà lavorando su una situazione finita e stabilita, innanzitutto si lavora molto meglio, cioè la qualità del tavolo, del cantiere è neanche paragonabile con un cantiere tradizionale. Cioè lavoravano enormemente meglio, se non altro perché lavoravano già in spazi chiusi, perché arrivavano con le finestre su e quindi lavori in un edificio che è già chiuso, e quindi anche più caldo che in un edificio che è interno. Ma poi la costruzione in opera determina sempre problemi, perché quello che noi controlliamo a CAD sono misure teoriche, cioè noi ragioniamo anche sul decimilimetro, no? Ma in realtà poi in cantiere il metro resta sempre lo stesso, la tolleranza resta sempre lo stesso. E diciamo, ci sono molti più problemi nella gestione di un cantiere tradizionale che con un cantiere di tutto genere. Quali settimane fa ci sarà la conferenza con degli architetti di cucina, se sì. Volete partecipare. E a un certo punto lo stesso di altri fuori. Ovviamente in quest'ultima parte del suo progetto, quando il processo progettuale alla fine ha un suo sviluppo, ha un suo percorso, e molto spesso alla fine è applicato in questo sviluppo quando arriva l'appaltante, quindi diciamo l'esecutivo si inizia a costruire, può avere un risvolto che per voi possa fare molto bene, altre volte invece può avere un impatto per l'appaltante, diciamo chi poi realizzerà il progetto può avere o applicare in qualche modo sul cambiamento, no? Del progetto è significativo molto spesso. E quindi proprio come anche ci aveva fatto notare, molto spesso il progetto essere creato dietro da alcuni progetti, comunque insomma a un certo punto c'è questa relazione tra progettista, impresa, in qualche modo, nel senso, una mia riflessione che volevo chiedere a voi era se a parte questo caso qui bene, nel senso, anche a volte è capitato il senso di autorità del vostro progetto, nel senso il vostro ruolo, la vostra perdita o meno del controllo nella fase finale, se c'è questo situazioni diverse rispetto a questo caso produttivo, se sì, come gestire nel senso questo diritto di un lavoratore comunque in qualche modo il controllo fino alla fine del progetto. Allora, quindi do io una risposta con allora, io sono stato alla, credo, parte dell'ultima conferenza, non so se è la stessa quella che ho partecipato io, che è stata un paio di mesi fa. Quella lettera. Quella lettera, non so se era quella dell'altra settimana. Ma la prima considerazione che mi è andata è che succede sempre. Ha un'interferenza, è rarissimo anche solo che il committente non faccia interferenza, perché poi tutte le cose si dovrebbero dovremmo battagliare per il progetto, per una volta che abbiamo battagliato che siamo arrivati al progetto poi basta, perché già il progetto in realtà questa roba non succede mai, perché poi il committente dice sì, tanto fai il progetto, poi in realtà quando lo facciamo comando io e questo è un problema. Poi c'è un problema con l'impresa che è un altro orizzonte, tanto più quando l'impresa magari è parte in causa perché poi è intervenuta con degli incendi all'interno del progetto, che non sempre con i motivi sono venuti. E peraltro Cucinella parte da una posizione di molto vantaggio rispetto a noi, che comunque lui appartiene al mondo dello star system, dove la sua firma ha un valore. Cioè se Cucinella turno o Renzo Piano per Sarebbe Alvere o altri architetti a un certo punto dice io ritiro la mia firma, cioè io disconosco questo lavoro, poi alla fine questa cosa chi si è affidato al grande nome la paga, perché alla fine è un lavoro disconosciuto, quindi non è più un edificio che ha il valore, un certo valore aggiunto del progettista, al di là del fatto che poi qui si aprirebbe un discorso enorme di dire ma un'opera d'architettura di un grande nome ha un valore più alto, cioè un appartamento che è costruito alle Alghe ha un valore più alto perché è un
edificio firmato da Renzo Piano, cioè c'è un valore artistico, un quadro dipinto da un grande pittore ha un valore più grande che non di un pittore meno conosciuto, che non se lo faccio io, che probabilmente ha valore del corso del colore, eccetera. Quindi, ma questa è un'altra decisione. Nella pratica quotidiana noi non possiamo dire io disconosco il presente, perché la risposta è di arrivederci, grazie, torniamo a capo al discorso di prima, no? C'è sempre qualcuno che è pronto a, a subentrarti. Quindi è un po' una lotta, insomma, da questo punto di vista, è un po' una lotta dove molte volte hai delle armi che sono veramente proprio incisive, perché poi alla fine quello che vince è la forza economica. Allora tu sei vincente, se... perché noi siamo meno vincenti di altre categorie professionali? Perché i commercialisti sono pagati mediamente molto di più? Perché i commercialisti, soprattutto sulle grandi partite, fanno risparmiare i soldi, le tasse non te le fanno spendere, mentre l'architetto ti fa fare investimenti, quindi se è bravo ti fa anche guadagnare, perché poi l'investimento ti genera ricchezza. Però quello che voglio dire è che alla fine è la forza economica che ti dà la forza di poter sederti al tavolo, con la forza delle idee molto spesso è veramente dura. E quindi spesso si ha a che fare un po' con il proprio carisma, ce l'ha, un po' con la forza delle normative, un po' con, però insomma le armi sono veramente... Facciamo un lavoro difficilissimo, chi andrà avanti su questa strada se ne renderà conto, ma ha una complessità dal primo momento che è precedente al progetto, cioè che è il rapporto con un cliente che ti dà fiducia fino alla conclusione dei lavori, cioè ogni singolo passo è un processo difficile fatto di mediazioni, possibilmente non di scontri perché si rischia di rompere, ma per arrivare a un risultato dignitoso bisogna impegnarsi molto con grandi difficoltà, sicuramente. E con grandi storie diverse, perché ad esempio noi oggi abbiamo fatto vedere più o meno dei lavori più o meno pubblici, comunque delle commesse, anche la residenza che avete visto prima è una commessa pubblica, è una commessa privata, ma c'è tutto un mondo. All'inizio vi abbiamo detto, noi vi occupiamo dall'interior design fino alla progettazione della scala dell'edificio. Ad esempio, affrontare i temi della dimensione abitativa la singola casa o l'interior design, a quel punto vai in una dimensione quasi più intima con il cliente. Cioè, la bellezza straordinaria del nostro lavoro, cioè nella sua assoluta realtà. Lavori su una scala, ti giri, il cliente successivo lo incontri e gli vieni il suo bagno. La bravura sta anche nel far percepire al cliente che il suo bagno è il lavoro della tua vita, perché per lui è il suo bagno, cioè lui lo vive con una dimensione. Cioè, un ragazzo che è stato qualche anno fa sugli stessi banchi vostri qui, che adesso lavora da noi, parlando di un lavoro del cliente, ha detto sì, lui è arrivato a un punto, secondo la sua scala di priorità è casa sua e poi la pace nel mondo. Ed è vero, cioè il cliente si approccia a te e casa sua è l'argomento della sua vita, cioè che quindi ti manda 18.000 all'ora di un video. Quindi il lavoro è vario, assolutamente vario, ed è forse la cosa che da un certo punto di vista ci sa. Ci sono più domande? Bene, allora ci ha fatto tardi. Andare a mangiare. Allora ringraziamo Massimo e Claudio, naturalmente. E ringraziamo Massimo e Claudio.